È quello proprio della cosiddetta fase ascendente, cioè prima che vengano assunte delle decisioni in sede europee, i parlamenti danno delle proposte, dei suggerimenti, cose che fino ad oggi non accadono, infatti in maniera molto modesta dagli attuali parlamenti. Dopodiché ci troviamo delle decisioni che sono assolutamente in contrasto con i nostri interessi, quindi bisogna lavorare prima perché non arrivino delle direttive europee che non stanno né in cielo né in terra. Questo il Parlamento e soprattutto il Senato dovrebbe avere un potere tale che invece secondo lei, da quello che è uscito dal testo, non avrebbe? Insomma. In questo momento quel Senato non ha nessun potere, se deve essere il Senato delle autonomie è giusto che il territorio, cioè quello su cui poi ricadono le direttive europee, dica prima come le vuole in modo da non lamentarsi dopo.